papere. E allora andiamo avanti, sud. Andiamo avanti Gigi. Comici avanti. Fatti al sud, e il sud è anche capacità di improvvisare, lo sanno tutti. È vero, che il prossimo ospite è chiamato jukebox del cabaret. Cioè in che senso? In pratica tu decidi un argomento, uh-huh, e lui è capace di improvvisare. Qualsiasi argomento. Lo chiamo io. Sono curioso, ti prego. Sì, Ciro Giustiniani! Eccolo qua. Davvero Rania, sei capace di improvvisare su qualsiasi argomento? Tutto. Tipo, che ne so, mettilo alla prova. Astrofisica. L'infanzia. No, scusa, ho detto astrofisica, che c'entra? Ci arrivo piano piano. Adesso? Grazie. Ciro Giustiniani. Adio, l'infanzia. Io quando ero piccolo e abbuscava mamma, avevo il terrore alla cucciarella. Pensate che entravo in cucina, vedevo a mamma che girava i maccheroni, dicevi poveri maccheroni, chissà che hanno combinato. Facendomi più grande, mamma pigliava un battipanne e mi faceva il crostatino sul sedere. Ma i bambini di oggi state attenti, mamma te una scopa elettrica. Vezzù che voleva andare a bustino proprio. La cosa bella erano le raccomandazioni che mi faceva mia mamma. Appena mangiavo qualcosa facevo: stai attento che corne il formica, che caspita, stanno a pezzatare da me si formica. Quando ti fai la doccia non chitta l'acqua interna, niente meno a casa mi ce lavavo a secco. Capite, sapevano pigliare il fuoco in quell'anno. Magari tu a casa non trovavi qualcosa, dici mamma dove stanno i pantaloni? Stanno là. In da una casa stanno un sacco là. Tu non riesci a trovare, smonti l'armadio, non trovi niente, arriva lei, eccoli. Ma anche se si fosse messi d'accordo con i pantaloni. Ricordo quando ero piccolo, andavo a scuola, i bambini rubavano il diario, tornavo a casa e mamma mi revoriesti. Cadevo dalla bicicletta, mi struppiavo e mamma mi revoriesti. Mi scetava mattina e mamma mi revoriesti. Tant'è vero, ora vado al ristorante, mangio, pago e faccio cino cameriere, riesco, mi buttati in attimo. Ma le ultime raccomandazioni sono state proprio quelle che dice: quando esci la sera state accorto, non è per te pellati. Quando vai a ballare state accorto, non è per te pellati. Se vai allo stadio state accorto, non è per te pellati. Ma perché giù dice là? Sei bravissimissimo, però mi hai fatto fare una brutta figura, perché io ho detto devi parlare di astrofisica. L'astrofisica? Sì. Vai, la prossima volta. Ciro! Ma dai, ciao! Ciao! È bello il fatto che qui a Made in Studio si improvvisi, sì, in napoletano e non. Sì. Io alcune cose però sinceramente non le ho capite. Non le hai capite, no, perché tu sei legato a Milano. E te rulle tra che le te che il talun. C'è Enzo Fischetti, il professore. Enzo Fischetti! Allora. Allora. Prima di tutto c'è una cosa che non si è vista in diretta, cioè che quando è finito il primo blocco avete detto tutto bene, tutto a posto, siamo felici. Io non so dove troviate tanto ottimismo. Grazie mille. Allora, carino, abbiamo già i primi dati Auditel. Quando Lello Muselli è andato a prendere la chitarra c'è stato un nero, un vuoto. Lì c'è stato il picco d'ascolto. Ah, bene, grazie. Grazie mille. Allora, veniamo a qualcosa che non si è capito chiaramente. Allora, mi sposten e strunzate. Sposten non sta per spostare, sia ben chiaro, sì, ma per variazione del tono dell'umore con disturbo dell'adattamento accompagnato da nevrosi ipocondriache. La parola pacco non sta per pacco in sé per sé, ma semplicemente per raggiro accompagnato da falsa rappresentazione della realtà. Sì, falsa. E chiudiamo definitivamente con maccarone, che oltre a rappresentare il maccherone vero e proprio, naturalmente rappresenta quello che siete anche voi, cioè due maccarone senza pertuso, cioè buoni a nulla. Grazie mille! Il professore Fischetti, a tra poco a Made in Sud! Grazie mille. Yeah! Gigi! Yeah! Basta con questo yeah! Wow! Wow! Yeah! Yeah! Wow! Yeah!
Gigi, un po' mi manca l'aria che vombava. Che vombava? Ho semplicemente lo attaffato. E na. Abbiamo capito la parola. Eh? E quell'orologio che ho fondato stava sempre fendo da bimbo. Come te, lui ti diceva. Solo che pensavo quanto è inutile fondare, credere di fare. Era un motore, ma Gigi! No, mi vanno offendo! No, non ti offendo! Chi mi vanno offendo! Non ti offendo! Di sepe! Ah, Tiziano Ferro! Bende, che non fondendo, non c'è un fango, non c'è un tanfo, non c'è un cazzo! Fuori!